Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, Juventus, anzi Torino-Juventus 2-2, campionato primavera. Secondo derby primavera al nuovo Philadelphia, è seconda volta che il Torino non vince. L'anno scorso è stata vinta grazie a un gol di Jakubovic. Quest'anno le reti di Petrelli e Portanova hanno fatto la pari al rigore e il gol di Milico ed il risultato finale è stato di 2-2. Ma sono molto arrabbiato. Faccio complimenti alla Juve perché sembra fatto una gran partita e primo tempo forse un po' ballerino in fase difensiva e Serrao è come Bonucci, no? Ti dà una grande impostazione ma in fase difensiva concede sempre qualcosa, non è a caso che ogni volta che gioca Serrao comunque qualche gol lo prendi. In più il gioco di Baldini è un gioco molto offensivo, quindi ti porta a lasciare spazi agli avversari. Sono molto arrabbiato perché la Juve giocherà la partita contro il Genoa, molto probabilmente con la sud chiusa. Per cori contro il popolo napoletano, tifosi napoletani, mettetela come volete. Non entro in questione. La FIGC ha deciso di squalificare la curva, chiudere la curva. E mi sta bene, però non è concepibile che per il secondo anno di fila si vada a vedere una partita primavera, cioè ragazzi sotto i 19 anni. E io devo sentire certe cose, devo vedere certe cose. Giocatori del Torino caricati a molla per far male, non per giocare a pallone. Addirittura nel finale c'è uno che è entrato in scivolata, ha colpito Loria sulla testa. L'arbitro non ha neanche tirato fuori il cartellino. Tutta la partita cori, uccidete questi bastardi o gobbi di merda, gobbi di merda. Io fanculo, ma è quello, sono fatto l'abitudine. Ecco, tutte queste cose qua da ragazzi di 50 anni, da signori di 50 anni, magari anche padri di famiglia, che vanno a vedere dei ragazzi che nella maggior parte dei casi vedono la Juve hanno 17 anni, perché la Juve è una squadra molto giovane. Detto questo, Torino è esperto, squadra che ha cambiato poco, ha cambiato rispetto all'anno scorso, però ha tenuto comunque un'età media molto alta, a differenza della Juve che ogni 2 anni riazzera praticamente quasi l'età. Alla fine partita nel secondo tempo è stata molto chiusa e noiosa, non ci sono state grandi palle gol, anzi non ce ne sono state proprio, e il risultato finale è stato appunto di 2-2, risultato che va bene per la Juve tutto sommato, dopo 5 vittorie consecutive ci stava, 3 in campionato e 2 Youth League molto pesanti, e Torino hanno festeggiato, tutti contenti, sono riusciti a fermare la Juve, il loro obiettivo della primavera quest'anno l'hanno raggiunto. Sono riusciti a non far vincere la Juve una partita, c'è cioè, incredibile, sotto la curva, applausi, eccetera, eccetera, eccetera. Bah, io queste cose non le capisco, anche perché il Torino, campione della Coppa Italia, secondo me è una squadra che poteva giocarsela tranquillamente, invece, boh. Però. Ecco, sto clima di guerra non mi piace. Non mi piace perché io sono un ragazzo che ama visitare gli stadi e i pezzi di storia di qualsiasi squadra. Sono uno di quelli che mi piacerebbe andare a visitare a Filadelfia, ma vedo che oggettivamente sia poco probabile, cioè sia poco possibile questo, perché se questo è il clima che si respira per una partita dell'Under 19, ragazzi, dell'Under 19, allucinante, ecco, sarebbe da fare qualcosa. L'anno scorso io mi ricordo che poi addirittura l'anno scorso, che mi ricordo queste cose, quando la Juve segnò il gol dell'1-0, tirarono dietro di tutto, bastoni, le bandiere, tutto in campo. Fernandes fece un dito medio sbagliando. La cosa che è passata è che aveva sbagliato Fernandes a fare il dito medio, tralasciando il fatto che tutta la curva granata l'hanno insultati dalla mattina alla sera anche con frasi razziste, tutta la partita. Dai, anche oggi io, i cori che ho sentito sono vergognosi, soprattutto nella tribuna dove al di là degli ultras, non entro in merito, parliamo della tribuna, io vedo gente di una certa età, di 50-60 anni, che sicuramente ha figli e nipoti, che si alza dopo che un giocatore della Juve riceve una pallonata in faccia e grida: devi morire, ti sta bene, gobbo di merda. Cioè, francamente, alzo le mani e credo che veramente, veramente è inutile parlare di terzo mondo quando si va in India, si va in Africa, perché il terzo mondo è in certi personaggi che vivono nel nostro stato, perché è una vergogna, è una vergogna. Stiamo parlando di ragazzi di 18 anni, queste cose qua non le tollero neanche nelle prime squadre, figuratemi nei ragazzi, però l'importante è non fare i cori contro i napoletani.